Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io do intanto il benvenuto agli amici che mi sono venuti a trovare. Oggi siamo a Lucca e oggi parliamo della fondazione della Tanzania, del piano B, eccetera. E, insomma, chi mi segue sa che io mi occupo ormai da quasi 3 anni. Scusate i rumori di fondo, stiamo vendendo i biglietti per i premi che ci saranno, con l'estrazione che ci sarà più tardi. Benissimo, ringrazio Massimo, te ti Lasciami trattieni. Scusate un attimino, arrivo subito. del pranzo. Sì, vai, puoi andare ora. No, siamo nove. Nove Nove, persone. nove. All'una e un quarto, va Nove bene? persone a nome di Sì, nove. Parla Massimo. con Jackie, dovrebbe essere lei. Grazie, poi ritorni, no? Tanto per un... Ecco, benissimo. Allora, scusatemi. Dunque, allora, chi mi conosce sa che seguo ormai da 3 anni quella che chiamo su Telegram Destinazione Tanzania, e oggi faremo un po' una carrellata anche di tutte le varie possibilità che la fondazione offre. A tutti coloro che sono interessati, in particolare diciamo ai giovani da 18 ai 54 anni. Dunque, allora, diciamo così, che prima di iniziare vorrei leggere una cosa che con il mio amico Marco, l'avvocato, ho letto anche ieri, una cosa alla quale però tengo molto. In linea di massima, queste cose qui fanno parte dei disclaimers, no? Di quelle cose che magari si scrivono un po' così, però è una cosa alla quale io tengo molto e che è in relazione a quella che ho chiamato intesa etica, perché si può lavorare in tante maniere, no? Ci si può confrontare in tante maniere. Quindi io vi leggo, questa ovviamente vale sia per l'oro che per il piano B, per qualsiasi, diciamo, situazione, e io poi mi trovo a gestire. È sempre stata questa qui la mia impostazione di lavoro, quindi non è che adesso mi sto inventando tante cose. Allora, dice il dottor Max: riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e si impegna nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività a rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui opera. Il rapporto tra il dottor Max e i clienti amici deve avvenire da entrambe le parti con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole dell'etica professionale. Chiarezza e comprensibilità devono essere alla base delle azioni, della comunicazione e dei rapporti giuridici e interpersonali, per consentire ai clienti amici di fare scelte autonome, responsabili e consapevoli. Bene? Dunque, detto questo, dunque l'impostazione, io avrei da dirvi tante cose, però facciamo una cosa un po' diversa, no? Avevamo già iniziato a parlare precedentemente, no? Con gli amici presenti. Ecco, iniziamo. Chi è che vuole iniziare? Con una domanda, così poi sviluppiamo tutto il discorso con domande e risposte, che poi è la maniera, secondo me, migliore, no? Per spiegare le cose, perché sennò tante volte si fa un intervento, si parla, si parla, si parla. Prego. La domanda sulla parità nell'antica, volevo sapere se si può già mettere un attimino l'accento e l'attenzione sul punto del focus per cui si vuole raggiungere questo luogo, così possiamo meglio organizzarci per aggiustare l'attenzione se ancora questo è il punto su cui dobbiamo mettere, sempre inteso come magari secondo vivente, secondo l'interpretazione, secondo la il professor Bianca, sempre quando lo spintus di Bianca, meglio precisando, e questo dobbiamo meglio attenzionare. Sì, il focus che, cioè noi, vorrei capire, quando si viene verso certe medie, vorrei capire cosa deve, cioè è semplicemente per la prima così abbassata, scopo nella nostra vita, per capire come ci dobbiamo direzionare. Mamma mia, mi fai una domanda filosofica. Io non so se sono all'altezza di darti questa risposta. Ti dico quello che penso. Allora, io cerco di essere sempre molto concreto, no? Nelle cose, perché alla fin fine se sono un sacco di discorsi non si arriva a nulla. Allora, il discorso è che tutto bene?
muoveri o dentro al piano sopra? Perché non hanno posto sotto dove eravamo ieri? Sopra, sopra, il piano sopra. Sì, 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 all'interno, direi all'interno, grazie. Allora, dunque, questa amica chiedeva, insomma, qual è lo spirito, no? È l'obiettivo finale per cui uno poi si dovrebbe spostare all'estero e intraprendere un viaggio, insomma, anche abbastanza difficoltoso, no? Per certi aspetti. Allora, ci sono varie situazioni. Posso dare questa risposta, la casistica. Diciamo che tutti, un po' più, un po' meno, quelli che mi seguono me, sono persone, per esempio, che hanno detto no alle vaccinazioni, in linea di principio quasi tutti. Diciamo che questo è già una buona motivazione, no? Perché cosa possiamo dire? Che il Covid e questi, insomma, 2 anni, no, di sofferenza che abbiamo passato, sono passati, 3 quelli che sono stati, sono passati, sono finiti e non ritorneranno più, o invece dobbiamo magari seguire quello che ho scritto nelle conclusioni della mia trilogia, no? Nella quale dico, guarda, che questo è un problema, ma non è il problema. Ci sono altri aspetti da considerare in base alla digitalizzazione che sta arrivando, all'intelligenza artificiale, alle guerre, perché ci sarà la terza guerra mondiale, purtroppo. Sì. Ma non è che lo dico io allora io la gran parte delle cose che dico non è che vi sto sistematicamente a citare la fonte, no, perché diventa antipatico, va bene? Però chi ha letto il libro, come Felice ed altri, sanno che queste cose qui, questi autori, che sono praticamente quasi tutti sconosciuti in Italia, le hanno dette queste cose 20-30 anni fa in America, e non solo in America. Questa della guerra è una cosa abbastanza curiosa, perché in una corrispondenza tra Albert Pike, che dovremmo conoscere tutti e che poi purtroppo non conosciamo, che ha scritto un libro che si chiama Moral and Dogma, che è considerata la Bibbia degli iniziati, come proprio la Bibbia per noi, e anche loro purtroppo non leggono, ha previsto 3 guerre mondiali 180 anni fa. Ha previsto nel dettaglio, ora poi arriva la risposta, di chi? Oh madonna mia, qui si va, ne ho già parlato sui miei canali, ora poi vediamo quello che possiamo dire, volentieri se c'è tempo. Insomma, ho perso il filo, che dicevo? Ecco, sì, brava, grazie. Allora, hanno previsto la prima guerra mondiale, così come è avvenuta, un po' più, un po' meno. La seconda guerra mondiale, così come è avvenuta, e hanno previsto una terza guerra mondiale, in cui ci sarà uno scontro tra comunità cristiana e comunità musulmana, che si divideranno ovviamente, una contro Israele, tra virgolette, ovviamente quella araba, no? E quella pro Israele, quella cristiana, diciamo così, e che si scontreranno fino all'esaurimento completo. A quel punto ci saranno i presupposti per creare, così come hanno fatto alla fine della Seconda Guerra Mondiale con l'ONU, di creare questa sovrastruttura, questo nuovo mondo, che loro chiamano grande opera, che sarà finalizzata, secondo quello che hanno detto loro, ripeto, e anche recentemente ogni tanto ci ritornano su queste cose, in cui Gerusalemme sarà la capitale del mondo. A capo di Gerusalemme ci sarà probabilmente il presidente degli Stati Uniti, supportato dalle Nazioni Unite, e il mondo sarà tutto unificato. Quindi non ci saranno più nazioni, non ci saranno più religioni, non ci saranno più monete, perché bene o male le monete, ora poi se volete ne parliamo, sono già tutte sotto controllo della BIS di Lausanne, di Basilea. No, la BIS è a Basilea, è Svizzera, va bene? Quindi questa storia di BRICS, se volete ne parliamo più tardi, è una cosa molto così, tanto gira e rigira applicheranno i sistemi che già stanno applicando adesso e saranno tutti controllati. A me mi fa troppe domande, perché sta questo programma. Allora parliamo del piano B, via, veniamo in maniera completa. Quindi voglio dire,
non è stato un incidente quello del Covid che ha preso un pochino tutti sorpresi, posso dire meno sottoscritto, perché io parlavo con Ubaldo Croce e feci subito un intervento e misi tutti Massimo, ti ricordi? Chiamai anche te. Ecco, Massimo è qui testimone, dovetti chiamare anche loro, no? Per dire, mi sentii in dovere di chiamare anche la mia famiglia. Ecco, purtroppo non è stato una cosa fine a se stesso, ma era semplicemente uno di quei programmi che loro avevano per rivoluzionare questo mondo. Perché come ci dice il dottor Day nel capitolo 1, prima di costruire il nuovo devi distruggere il vecchio. Va bene? Quindi, se siamo qua principalmente, noi siamo qua principalmente per l'esperienza del Covid, no? E ci siamo chiesti, ma insomma, questa cosa qui è stata una cosa estemporanea o avrà comunque delle conseguenze? Quindi abbiamo già affrontato. Sì, ciao. Scusami, chi sei? Pasquale Luciano. Ciao, caro. Accomodatevi dove venite qua in prima fila. Venite, abbiate pazienza, molti non vi conosco. Ciao. Sono più riservati. No, 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 accomodatevi pure. Massimo. Ecco, ora poi Massimo, mio cognato, vi darà delle bustine perché abbiamo anche l'estrazione di 3 grammi d'oro e delle placchette d'argento. Benvenuti naturalmente, io ho già iniziato, va bene? Allora, quindi molti hanno pensato a un piano B, no? Molti hanno pensato a mettere insieme un piano B perché si sono chiesti, ma insomma, è questo un posto sicuro dove io posso continuare a vivere libero oppure forse posso andare in un'altra parte? Io personalmente. A voglia, mi faccio tutte le domande scomode, se posso rispondere perché siamo comunque al pubblico, eh? Parlando in pubblico, molte cose. Magari te lo dico dopo di persona. Comunque per dire, si sono cominciati a fare delle domande. Io sono stato molto fortunato, ero all'epoca a New York, era una situazione molto particolare. Ho detto voglio andare, ho scoperto la Tanzania dove non c'era niente, grazie al presidente Magufuli, e la prima cosa che ho pensato, vado lì, dove devo andare? E tutti gli altri paesi erano comunque nelle stesse condizioni e ho deciso di andare in Tanzania. Mi sono trovato bene. E ho deciso di rimanere. Va bene? Risolto il problema della residenza e io mi sono trovato bene, sinceramente, una vita sana, tranquilla, non ci sono scie chimiche, non ci sono condizionamenti, il cibo che si mangia è ancora cibo, insomma, normale, è una vita sana. Ecco, esattamente quello che cercavo. Ci sono tante altre destinazioni. Uno deve fare mente locale su quello che vuole, deve cercare di capire in un progetto così, ma insomma, io cosa voglio? Considerare l'età, se è in età lavorativa, se è in età pensionistica, perché è una cosa diversa, e poi fare un'analisi esattamente di quello che vuole. Cioè, io amo il mare, amo la montagna, parlo l'inglese, non parlo francese, cioè deve seguire tutta una serie di priorità, perché ovviamente poi si deve integrare. Sì, certamente. Diciamo che lì non ti dà noia nessuno, lì fai quello che vuoi. Abbiamo una testimone che conosce molto bene la Tanzania. Se te lì non dai noia a nessuno, lì non ti dà noia a nessuno. È un po' la situazione che avevamo noi negli anni 50-60 qua. Ciao, chi sei? Ciao Maurizio. Oh, vieni, vieni, scusami, non t'ho riconosciuto. Come stai, caro? Accomodo. Tutto bene? Benvenuto. Vieni, vieni. Ciao, ciao, ciao. Siamo, sì, dai, sposta la busta. Con molti di voi siamo in contatto, sono in contatto da tempo, ma per tutta una serie di ragioni ci siamo visti di fretta e quindi memorizzare tutti i volti non è facile. Quindi sto parlando dei criteri, delle caratteristiche per cui uno poi decide di spostarsi in un altro paese, no? Ecco. Poi l'aspetto lavorativo è forse più delicato perché purtroppo l'Occidente è in fase calante. È inutile che non occorre essere dei geni per capire una cosa di questo tipo. Quindi un ragazzo giovane che ha un lavoro in mano, o anche un medico, una persona di esperienza specializzata, eccetera,
ha un po' di problemi all'inizio, però poi si inserisce se sa fare il proprio lavoro. Cioè, non è questo un problema. Ci vuole pazienza, ci vuole un po' di soldi in tasca, motivazione e umiltà per andare all'estero e sapere fare il proprio lavoro. Se ci sono queste tre caratteristiche, secondo me, insomma, in qualche maniera si risolve la cosa. Ecco, e anch'io devo fare, o mi trovo a fare, un po', non voglio dire chiamarla selezione, però io mi devo prendere la responsabilità di voi, vi sponsorizzo io se venite là. Non posso portare tutti semplicemente perché avete qualche soldo in tasca e perché si fa un po' di business insieme. Io purtroppo non ragiono così. Quindi, e chiedo a tutti coloro che magari poi fanno l'intervista o che vogliono venire, eccetera, un minimo di serietà. Quello che vi ho appena letto, non chiedo niente. Niente di particolare, perché lì non ci si può mettere a litigare in un paese straniero. Bisogna essere in sintonia un pochino tutti con il progetto che abbiamo fatto specifico vostro. Ecco, quindi ognuno ha una situazione, per darti la risposta, ognuno ha una situazione diversa. Infatti, mentre per esempio sull'oro io faccio la consulenza gratis, perché grosso modo sono le stesse cose, pubblicate anche sul mio sito ambienteaperta.net, c'è un report che ho scritto sull'oro, leggete quello lì, poi se ne parla, grosso modo è abbastanza semplice capire quello che si deve fare. Sulla Tanzania, sul progetto insomma anche della fondazione, adesso bisogna fare un colloquio, bisogna fare una consultazione, insomma. Il giornale di aggiornamento dei dati, la segna stampa, l'aggiornamento dati su un messaggero che ci dice anche la sezione Allora. attuale di questo aspetto, mi dà anche questa giornata importante. Allora, io ho fatto più di 100 interventi, in cui vi ho detto tutto, quelle sapevo, e grosse stupidaggini non le ho dette sulla Tanzania, quindi confermo tutto quello che ho detto, che sono caricato sul mio canale di YouTube a Massimo Michele Guerrieri, molti. Adesso, ultimamente, questo canale è riservato per gli interventi sull'oro e gli altri sono caricati su Rambo. Va bene? Scrivete MM Guerrieri e sono tutti caricati lì. La cosa migliore che potete fare è cominciare ad ascoltare quelli lì, perché poi gira e rigira le cose, sono sempre le stesse. Adesso io, nel 99% dei casi, vi darò risposte che ho già dato in quegli interventi lì. Quindi la preparazione è fondamentale per un piano BIM, ma per qualsiasi cosa si debba fare nella vita. La preparazione è fondamentale quando si deve iniziare un lavoro, no? Che c'è da prepararsi, studiare, poi magari anche continuare ad aggiornarsi, non si finisce mai. Non è una rassegna stampa, perché io non sono un giornalista e non ho nessuna intenzione di occupare il ruolo dei giornalisti. Per esempio, se notate, io non parlo mai di eventi, situazioni o insomma incidenti, cose di questo tipo, capitati il giorno prima o 2 giorni prima, perché purtroppo oggi si vive in un mondo in cui la maggior parte delle informazioni è propaganda e intrattenimento e io non ho nessuna intenzione di spendere magari un'ora a parlare di una cosa che è lì per aria e poi una settimana dopo ci si rende conto che è una bufala. Questo lo faccio fare i giornalisti, loro lo vogliono fare, lo fa, io non lo faccio, faccio un lavoro un pochino diverso, un pochino più di approfondimento, chi mi segue lo sa. Quindi non vi voglio scoraggiare, però anche voi dovete fare la vostra parte. Cioè, sui miei canali ci sono moltissime informazioni, moltissimi interventi. Ovviamente è una cosa utile se cominciate da lì, soprattutto se vi volete spostare definitivamente. Va bene? Perché ora poi, insomma, più tardi, nella presentazione, insomma, che facciamo, vi delineerò grosso modo ciò che è già reale, per esempio la residenza per i pensionati, tutti coloro che hanno compiuto 55 anni possono venire con relativa facilità, in Tanzania e poi possono anche tornare perché non c'è obbligo di permanenza. E invece il programma dei volontari, che grazie alla fondazione è ormai, diciamo, una realtà, che è stata approvata 2 o 3 settimane fa e non è stato facile. Felice, ne sai qualcosa? È più di quasi 7-8 mesi che si parla. Io a febbraio ho iniziato tutto. Ecco, è stato un parto, sì, parto prematuro, ma un parto, sempre un parto.
e che comunque è in divenire, grosso modo le idee ci sono, però ve le presenterò poi molto flessibile ovviamente, e con la fondazione praticamente io posso prendere tutti, da coloro che hanno 18 anni fino a coloro che hanno 102 anni, anche mio zio. Ulrico, se vuol venire, può venire anche lui. Mi dicono è un po' sordo, quindi devo vedere come posso fare con lui. Insomma, scherzi a parte, c'è questa enorme flessibilità che è una gran cosa. Che per esempio se si va nelle altre nazioni magari non c'è, ecco. Poi la gran cosa, ve lo dico subito, che in Tanzania non c'è l'obbligo di residenza, cosa che invece è obbligatoria per quello che mi risulta in tutte le nazioni. Per mantenere il visto deve rimanere lì almeno 6 mesi, un giorno, e quindi ci avete questa cosa che dovete andare avanti e indietro con l'Italia, e c'è meno flessibilità ovviamente. Ecco, domanda scomoda, prego. Io sono, come dice lei, negativa nel senso per difesa, nel senso guardo subito che non mi conviene rispetto a cosa mi può avere le mie intenzioni, da quello che mi risulta poi vedere se sono verità eccetera. L'Africa in generale è presa di mira dal mondo, dagli imprenditori cinesi che hanno già costruito le città, le città fantasma, e i conventi dicono che sono il loro piano B per scappare dalla Cina, sia per l'inquinamento ma per eventuali esposizioni del pianeta a glaciale o a scene solari usati come armi per distruzione di massa. Quindi queste città sarebbero per loro piano B, perché come hanno creato una nulla, hanno imparato da Dubai a replicare il modello che volevano loro. Quindi questo lo ha citato anche con ci informa delle problematiche del suo paese, degli africani. Che comunque non sono i fattori del Covid come arma di distruzione dell'Occidente, è uscito da un loro laboratorio del prossimo umanesimo, mi viene da pensare se sanno puntare l'Africa come piano B per gli occidentali che vanno lì, nel momento che poi se loro arrivano lì, in cambio di infrastrutture e denaro trasformato in oro, offrono all'Africa un salvataggio rispetto a un'Europa che può avere le sue devastazioni, gli africani corrotti accettano, e cosa ne sarebbe di un mucchietto di 20 anni, anche grandi di età, calcolando che lì non ci arrivano 70 anni, 80 anni per condizioni faticose, se sanno pensare all'Africa come piano B col fatto che è tenuta conto proprio dai cinesi che puntano al transumanesimo, al controllo digitale dell'umanità, cioè non è che possono replicare questo modello se decidono di scappare dalla Cina per X motivi. Quindi la domanda è, non è che per caso questi cinesi stanno facendo tutte queste strutture per scappare in Africa? Questa è la domanda? Ma io non la vedo molto questa cosa qui, sinceramente. Intanto posso dirvi che anche in questo caso la maggior parte delle informazioni che arrivano dalla Cina sono delle stupidaggini, io ve lo dico chiaro, perché ho persone che vivono a Taiwan e che sistematicamente mi aggiornano delle cose. Sono un signor americano con il quale devo anche fare business, è una persona molto onesta e corretta. È sempre un sistema, diciamo, comunista, no? Di super controllo, su questo non c'è ombra di dubbio, però tante volte mi sembra che abbiano un pochino più di cervello, no? Rispetto a tanti, ecco, questo sì, un po' di buon senso in quello che fanno. Non sono particolarmente aggiornato su questa cosa. Loro vogliono fare business. I cinesi, gli indiani, la gente che viene lì in Africa non è che vuole venire a fare tanti casini, loro vogliono fare business. Ecco, quindi secondo me se sono venuti e se in certe zone sono venuti a costruire delle città, perché no? Può darsi che l'abbiano fatta anche con questa intenzione, ma non ci vedo tutta questa negatività. Prima di tutto in Tanzania non ci sono, ci sono per fare business normali, hanno attività, loro e gli indiani sono quelli che la fanno da padroni, perché sono più svegli, sono più intelligenti. I tanzaniani purtroppo sono molto indietro nel business. Però non ci sono, cioè ci sono nel business, ma non hanno costruito tutte grandi città. Tutte queste grandi città, se le hanno fatte in altre zone. Va bene? Quindi
La conclusione di tutto comunque il ragionamento è questo. Se chi vive in Tanzania sarà un giorno nei problemi, no? Perché nella vita non si sa mai, mi posso immaginare il resto del mondo. Sarà sicuramente in condizioni... Quindi bisogna scegliere sempre, tante volte, come dico io nell'oro... Anche un evento, un aspetto peculiare dell'aspetto che vuoi raccontare all'editore, l'editore di evento o di situazioni decide che cosa. Sì. Sì, va bene, ora questo io non ci ho a vendere niente, cioè non è che io adesso pubblicizzo questa cosa qui, io vi dico le cose come le vedo, come le ho viste, perché io non ci ho a vendere niente a nessuno, però lo stesso discorso che faccio per loro, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, io vi propongo le soluzioni ottimali, perché io non lo so quello che poi può succedere nel corso. La soluzione ottimale per loro, per secondo le esigenze, è a Ovesta, se uno ha intenzione di attivare il piano B perché c'è una flessibilità che un banco metalli non ha, se uno ha intenzione di rimanere qua può andare dalla Z, compra l'oro e poi magari si porta in Svizzera, cioè, dipende da quello che uno vuole, dalle varie situazioni. Stessa cosa qua, se uno parla bene il francese viene lì e deve fare un po' di fatica, cioè imparare l'inglese, ve l'ho detto chiaro, prima di tutto quello, sapere quello che uno desidera per se stesso, dice io mi voglio, io quando sono andato in America, io sono andato in America da Firenze, quando ho aperto l'attività in America, Massimo lo sa, quante volte sono andato in America Massimo? 6-7 volte prima di spostarmi, quando c'avevo una settimana io ero già a Firenze, però quando c'avevo una settimana, boom, andavo in America, ecco, c'è da lavorarci sui progetti, dimmi. Sociali, il metodo e la metodologia, ci vorrebbero questi approcci, questa metodologia, o dovremmo fare da sé? No. Allora ti do questa risposta qui, approfitto, grazie della domanda, e ti do questa risposta qui. Ognuno ha un'esigenza diversa, abbiamo detto. Allora la prima cosa che uno che è un po' nel dubbio, no? Che magari dice vado, che è curioso di scoprire la Tanzania, viene a fare la settimana investigativa. Io ho avuto tante persone che sono venute semplicemente per visitare la Tanzania, per conoscermi, per fare un tour, per avere un'idea. Questo è il primo caso che è previsto poi nella documentazione che eventualmente è a disposizione, no? Che chiamo il prospetto informativo. Seconda cosa, uno viene perché dice voglio prendere la residenza come pensionato, il programma ormai è testato, ci sono determinati requisiti, basta il passaporto e un po' di soldi in banca, si definisce la settimana anche lì investigativa, quando viene a fare la settimana investigativa si fa anche le procedure per il passaporto, per la residenza, quindi in questo caso fa anche doppia cosa, si fa un'idea generale di tutto, e io ho avuto 10-12 persone, forse anche di più, che sono venute e che hanno attivato il piano B, già hanno attivato il piano B, perché in 24-48 ore montano, saltano su un aereo, vengono là, sono residenti, non c'è da fare nient'altro. Poi c'è il caso in cui uno, come dicevo prima, dei volontari. I volontari, diciamo che la fondazione ha questa grande flessibilità, per cui in teoria io posso prendere tutti, quelli che vengono a cercare un lavoro, quelli che vogliono venire a fare volontariato, anche part time, quelli che lavorano online. Protezione preventiva, disabilità, costruttivistica. Non ho capito. Ah no, questa qui è il piano, questo qui è la settimana investigativa, per darti la risposta, no? Non c'è un training che te devi fare, te devi venire là e vedere se quello che ti vedi in giro, quello che osservi venendo, ti piace o non ti piace. Dici, ma io qui ci starei o no? Quali sono i punti di forza della Tanzania e quali sono i punti di debolezza? Prego. No, allora sì, fanno i cinesi, vincono tutti gli appalti o quasi tutti nelle costruzioni, perché arrivano col governo cinese che garantisce, esatto, che garantisce praticamente l'opera, e quindi una volta si faceva anche noi italiani, quando all'epoca, fino a pochi anni fa, cioè, le aziende si presentavano
con la garanzia del governo di dietro, e allora vincevano qualche appalto. Adesso sono praticamente scappati per qualche ragione. Allora, dunque, gli indiani sono più nell'oro, sono un pochino più nell'oro e nei commerci in genere. Sono loro lavorano, sapete, sia cinesi che indiani lavorano per conto loro, fanno tutto un po' per conto loro, è molto difficile inserirsi, e pietre preziose, eccetera. Diciamo che sono, ecco, quindi loro occupano sicuramente più del 50% di alcuni settori, hanno quasi il monopolio, ecco, soprattutto dell'oro sono molto più presenti di quello che si possa pensare, gli indiani. No, allora, dunque, allora, i negozi, diciamo così, i negozi si distinguono in negozi locali che vendono grosso modo un po' meno tutte le stesse cose, agli stessi prezzi, proprio il classico negozietto, no, che ti vende, insomma, le cose, profumi o qualsiasi cosa, vendono tutti uno accanto all'altro, uno accanto all'altro, e vendono un pochino tutte le stesse cose, quindi è ancora un sistema socialista, comunista, perché non dimentichiamoci che il background della Tanzania è stata, che questa è una cosa molto curiosa, ecco perché c'hanno ancora questi contatti con la Cina, è un paese comunista, poi non c'è niente comunista, io non ho visto nulla, ho visto più comunismo in America e in Italia che là, perché c'è una libertà che, insomma, stride in un certo senso, se si pensa che originariamente è un po', insomma, un paese, diciamo, un socialismo quasi avanzato sotto questo punto di vista. E poi ci sono questi negozietti in cui cominci a vedere un po' una boutique della signora tanzaniana che va a comprare a Dubai, qualche volta viene a comprare in Italia, in cui trovi i vestiti un pochettino più, insomma, ecco, e poi le scarpe, e poi le borse, queste cose qui. E poi ci sono, soprattutto nella grande distribuzione, c'è questa catena che si chiama Shoppers, non so se te la ricordi, Marisa, si chiama Shoppers, che loro sono una catena di distribuzione alimentare, dove trovi, insomma, non è come andare, insomma, in un supermercato nostro, però ci trovi più cose. Lì, per esempio, non ci sono i formaggi, o ci sono pochi formaggi nei negozi loro, non trovi formaggi, non trovi insaccati, trovi un po' le solite cose, va bene? Quindi, per esempio, ci potrebbero essere opportunità, mio figlio, non per parlare di mio figlio, però diciamo, fa un esempio, mio figlio è specializzato a New York con un'azienda che fa capi di abbigliamento, tipo quelli che faceva il salto oggi, con il computer, no? Ecco, secondo me, lui avrebbe una buona nicchia di clientela a Dar es Salaam, nella zona residenziale, ma non soltanto lì, perché c'è una fascia di persone ricche, anche lì molto ricche, che non hanno il negozio di marca, di firma come ci abbiamo noi, no? Che uno va lì ogni tanto si compra un capo di abbigliamento, no? Avete capito? Ecco, quindi lui avrebbe questa possibilità. Quindi bisogna sempre, per il discorso poi del business, per darti la risposta, fare una ricerca di mercato e vedere, cercare di capire se c'è un trend positivo che permette e che giustifica l'apertura di un negozio. Prego. Alberghi, hai voglia te. Guarda, lì c'è tutto, non pensate che lì si siano, lì c'è tutto. Tutto, qualsiasi cosa c'è. Magari, ecco, non trovi il prodotto tipico italiano, lì non lo trovi, trovi un po' di grana padano, ma non trovi il parmigiano reggiano, oppure lo trovi, costa un sacco i soldi. Cioè, alcune cose purtroppo. Allora, bella domanda. Allora, fino adesso è voluto una persona, Franco, che si è però sistemato a Zanzibar, quindi non è in Tanzania. Poi ci sono, mi dicono che ci sono, la comunità italiana è costituita da circa 800 persone, 400 delle quali in Tanzania, scusami, parlo della Tanzania, 400 delle quali sono preti e monache, non si può fare affari troppo con loro, e poi 400 sono un po', insomma, di vario
ordine tipo spazi un po' tutta la Tanzania, non c'è una grande comunità, praticamente ci si ritrova una volta l'anno per la festa della Repubblica all'ambasciata. A Zanzibar invece c'è una comunità di circa 1000-1200 italiani che sono ancora lì, grosso modo, che sono ancora lì, prima più di 3000, che sono ancora lì a lavorare nei vari resort, nei vari alberghi. Quindi c'è un po' di differenza tra l'ambiente a Zanzibar, che è comunque un'isola, no? Sono, insomma, hanno un po' anche la mentalità un po' più ristretta, perché sono anche musulmani. Insomma, io con grande dispiacere devo dire che non pensavo che fosse una cosa così, però effettivamente io mi sono trovo molto bene in Tanzania, ho trovato un po' di difficoltà, ecco, a muovermi a Zanzibar, non per parlare male di niente di nessuno, però io adesso, se venite a trovarmi, chi viene a trovarvi, a meno che non mi diciate espressamente voglio visitare anche Zanzibar, no, per 2 o 3 giorni, una settimana, allora vi organizzo per stare a Zanzibar, se no io non vi ci porto, anche perché nel frattempo hanno cambiato le leggi e adesso sia a Zanzibar che in Tanzania non si può comprare niente. Uno straniero non può comprare assolutamente nulla, e se sentite qualcuno che vuol venire da quelle parti a comprare il terreno, fermatelo subito e ditegli di parlare con il dottor Max, perché no prende una fregatura tremenda. Quindi se vai indietro... che purtroppo capita molto più. Dimmi, no. Stai in affitto, non rischi il capitale lo investi dove lo devi investire, no. E l'affitto varia, anche lì ci sono diverse zone, diciamo, per capirci, la zona dove sono io, che è una zona un po' di campagna, insomma, comunque sia di filata, no? di provincia, io pago una sciocchezza, 3 anni e mezzo fa, ho affittato comunque una casa con 2 camere, 2 bagni, una sala, un cortiletto, che ho rinnovato comunque molto, per $125 al mese. Adesso ci vuole 250-300. Eh sì, se si va invece nella zona un pochino più residenziale, che si chiama Masaki, si può trovare, si va dai 500-600 per magari una camera, un bagno, insomma una cosa così, su fino a 1200-1300. Non siamo ancora a livelli magari, ecco, di, non so, di Firenze, però non ci siamo neanche tanto lontani. Le utilities, quelle si chiamano utilities, luce, acqua, queste cose qui costano un pochino meno, sicuramente internet è abbastanza costosa, la macchina vi sconsiglio, poi tanto, insomma, vedete voi, io la macchina non ce l'ho, non serve assolutamente a niente, i servizi pubblici non costano nulla, secondo me non vale la pena avere la macchina, almeno all'inizio, poi se uno ha bisogno della macchina, compra. Però la benzina costa abbastanza per loro, cioè per il reddito che hanno i tanzaniani, costa più che in Italia, potete immaginare. Scusi, ma è sempre classico a livello di sanità per i non tanzaniani, diciamo, come funziona? Sì, deve avere un'assicurazione privata, ci sono varie possibilità, e anche lì il costo varia da $50 a $100 al mese, anche meno di 50. E i tanzaniani hanno, tanzaniani diciamo poveri, no? Perché l'80% sono poveri, tanto 85% sono a livello di, se guadagnano, poi queste cose sono pubblicate, se guadagnano $2-3, $4 al giorno è già tanto, $100 al mese. 70, 80, se lavori in un ristorante, una ragazzina lavora in un ristorante, guadagna dai 60-70, si va intorno ai 300-400, dipende dal livello, no? Si trattano benino. La situazione in proporzione è la stessa che avevamo noi negli anni 50-60-70, certo. Le proporzioni sono quelle lì, capito? Quindi non vede più o meno quanto ci vuole. Allora io faccio, poi ti do la risposta, che mi avevi chiesto? Sì, te. Sanità, ti devo dare la risposta, abbi pazienza, non faccio confusione.
Allora, per darti la risposta, io faccio fatica a spendere 1000 euro al mese. Li spendo, e li spendo anche di più perché faccio delle cose, magari vado in giro, vado a Zanzibar. Però se vuoi, se voglio, io al mese che non faccio niente, faccio fatica a spendere 600 dollari. Te lo dico in dollari, ma poi tanto. Va bene? Aspetta un attimo, fammi dare la risposta a lei, se no poi me lo scordo. Allora, quindi la sanità, per completare insomma il discorso, ti ho dato la risposta. Devi fare una polizza sanitaria, a quel punto ci sono varie possibilità. Proprio recentemente il console onorario Stefano Todisco, che è a Zanzibar, si è attivato, no? Per fare un accordo con questa assicurazione. E anzi, approfitto, quindi è molto flessibile, però c'è la soluzione. E nelle migliori cliniche non si trova il servizio completo che si trova qua. Tante tecnologie non ce l'hanno, però le cose essenziali le fanno. Vero Luigi? Le cose essenziali le fanno e si è trovato bene, no? Anche te quando... E cercano di fare il possibile. Quando vedono che sei straniero, ci tengono, insomma, cercano un attimino di fare il possibile. Una cosa importante che vi ricordo, scusami un attimo, me lo voglio scordare. Dal primo di ottobre, se non erro, sì, è partita per la Zanzibar, ci vuole la polizza sanitaria, ricordatevi, se dovete andare a Zanzibar, obbligatoria, sottoscritta con la loro assicurazione, cioè quella che hai te non li vale a loro. C'è una procedura da fare con un link che, se volete, l'ho postato diverse volte, ve lo mando, ma poi tanto non c'è problemi, perché tanto mi chiederete a me. Sì, 50 dollari. Zanzibar 50 dollari di assicurazione. Sì. L'assicurazione sanitaria, diciamo... Da 50 a 100 dollari al mese, circa. Dipende, insomma, da... Allora, i primi due anni è stato un clima incredibile. Non avrà piovuto due anni fa, ti ricordi? Pioveva mai. Avrà piovuto 10-12 volte, quasi sempre la notte. Dicevo, ma come fai se è tutto verde così che non piove mai? Mi sembra una cosa strana. In effetti piove, e l'anno scorso anno è piovuto moltissimo. E periodo, allora, io ti dico il periodo da evitare, secondo me, che è il periodo dicembre-gennaio, ma non perché insomma ci sia una situazione invivibile, semplicemente aumenta l'umidità e allora in certe zone fai un pochino più fatica, no? È buffa, perché te non fai niente e sudi, cioè non è neanche senti il caldo, però sudi, una sensazione strana. Però c'è sempre questa brezza che soffia da sud, evidentemente fresca, non umida, proprio fresca e rinfrescante, per cui il resto dell'anno stai bene, soprattutto se sei vicino al mare. Però dipende molto da dove sei, perché io nella zona dove sono io, non è uno scandalo, scusami, le signore mi scuseranno, io vivo tutto l'anno in mutande, però se vai a Ruscia, se vai nelle zone un po' collinari, ti va anche sotto zero, quindi dipende molto da dove sei. A livello di socializzazione, cioè con i locali, ci sono altri gruppi? Io posso dire che se parli un po' di inglese non c'è nessun problema, assolutamente. Io non ho riscontrati. Sono molto rispettosi, non particolarmente cordiali, perché hanno sempre un senso di soggezione, no? Con lo straniero, noi siamo di Zumbo, no? Quindi un po' da tutti ci vedono un pochino così, però una volta che hai rotto il ghiaccio, che vuoi informazione, sono disponibilissimi ad aiutarti, tanto loro in linea di massima non ci hanno da fare nulla, perché tutto pole, quindi tutto il tempo disponibile che vuoi per spiegarti tutto, ti prendono, ti portano, però non lo fanno, a parte Zanzibar, che sono un po' noiosi, e in alcune situazioni non sono molto abituati a stare coi turisti, no? Che poi vai a Zanzibar, ti stanno dietro, no? Tante volte ti rompono un po' le scatole, ti vogliono vendere questo, quest'altro. In Tanzania questa cosa qui non esiste praticamente, ti lasciano stare se non ti rompono le scatole. Ecco, hai un senso di libertà che è decisamente
e di rispetto che secondo me è decisamente superiore rispetto a quello che io in America sono stato benissimo, anche sotto questo punto di vista. Tutto la gran parte di quello che si dice sull'America, della violenza, di tante cose, io non l'ho vista, poi magari in certe zone ci sarà. Quindi basta stare sempre attenti a quello che si vede, si legge su social media o su internet, perché purtroppo la maggior parte delle informazioni anche sulla Tanzania, parlavamo prima delle vaccinazioni, non sono corrette. Non ne serve nessuna vaccinazione in Tanzania. Soltanto se te stai per un certo periodo in Kenya, in certe zone, allora dopo in teoria dovresti avere il vaccino della febbre gialla, che è una situazione anche quella lì che si risolve, parlavo prima del CTZ, si risolve tutto in Africa, però non te lo chiedono. La legge dice quello, però quando uno viene al Kenya che non ne chiedo, mi chiedo nulla. Quindi la legge dice noi, non senso e non senso. Sì, diciamo, fare le cose logiche, via. Ci fa spara da questi eventi, nel rischio che non possiamo fare niente. Cioè, io capisco il gente che deve essere nutritivo e il focus, anche la mia azione deve essere questo per cui la vogliamo. Cioè intelligenza è rimasta, perché la gas che va all'anno ci lascia lo zampino. La gas che va all'anno ci lascia lo zampino. Sì. Cioè un sistema sostituzionalismo reale, di prezzare con tante conti, lo padre, di buon padre di famiglia, e si organizza in questo senso che proletario e fare che del caso tuo, che del caso della presidenza già vista di chi vede la cosa. Benissimo, mi devo interrompere. Vi chiedo di fare domande. Poi magari si fanno anche dei commenti su quello che diciamo, ovviamente, però senza domande si va avanti. Scusami un attimo, dimmi. Senti, ti volevo chiedere se è molto complicato farsi riconoscere dei titoli accademici italiani, europei. Sì, là. Sì. Io sono medico. Sì, sì. E quindi... No, se guarda, ti dico quello che mi hanno detto, Maurizio. Allora... se te hai un profilo e una specializzazione, mi hanno detto che è molto facile. Ovviamente si richiede un minimo di conoscenza di inglese, va bene? Però insomma, via, tanto in grosso modo anche lì, sai, non è che sia... Non vedo questo come problema. Allora devi preparare un curriculum piuttosto dettagliato. Poi c'è insomma una procedura, io ho il mio medico, che ho già interpellato su questa cosa, perché un amico Max è medico e quindi ho già fatto un po' di ricerca per lui, e in linea di massima se te hai una specializzazione è più facile, va bene? Se non hai una specializzazione devi fare una sorta di apprendistato, di internship, va bene? E dopodiché decidono se ti assumono o meno. Questo è quello che mi hanno detto. Però siccome ricercano sempre personale qualificato un po' a tutti i livelli, io posso dirti che devi venire là, stare là per un certo periodo e dimostrare che vuoi vivere lì. Che tante volte uno viene dice, ma questo poi ti chiedono, ma lei è qua per rimanere, no? Perché se no il posto non te lo danno. E quindi devi già organizzarti in una certa maniera per essere assolutamente sicuro di fare le cose per bene. Allora in questo caso parti col piede giusto. Secondo me è abbastanza facile. Secondo me se te sai fare il tuo lavoro non è difficile. Non guadagni quello che guadagneresti in Italia, però guadagni sempre, come dicevamo prima, in proporzione, guadagni sempre a sufficienza, bene, per vivere bene. Senti, ma esiste la medicina territoriale di famiglia come in Europa? No, non esiste. Lì c'è il sistema anglosassone, diciamo, per cui quando c'è un problema con l'assicurazione o anche senza assicurazione vai in una di queste cliniche o all'ospedale, dipende dal problema che hai, e poi dopo paghi l'ospedale. Se non hai assicurazione devi pagare l'ospedale, non c'è il medico di famiglia. Non c'è il medico di famiglia. Ti puoi fare un medico di famiglia come ce l'ho io, che ho conosciuto questo medico che fa il medico generico in una di queste cliniche, piccole cliniche, no? Cioè, proprio per... Sì, certamente.
mi è sembrato che abbia avuto una specie di infezione al sangue, ma mi ha curato in 5 giorni con gli antibiotici, è passato tutto e di lì abbiamo fatto amicizia, ecco. E una cosa così la puoi sicuramente fare, anzi lui sarà il medico di tutti voi se venite, perché l'ho già detto. Io mi fido solo di lui in questo caso, perché insomma, no, scusa, la medicina, in questo caso non territoriale, per esempio ho sentito che poco distante da Madagascar loro utilizzano ancora molto la medicina fatta con naturale, tradizionale, diciamo. Sì. Infatti, quando te vai, per esempio, dunque loro si ammalano principalmente di malaria, di OIT, non so se lo sai cos'è, l'infezione urinaria, dice, causata dai bagni pubblici, sai, queste cose un po' così, un'infezione che comunque curano abbastanza bene. Ecco, queste piccole cose qui, influenza o piccole malattie, loro le trattano in maniera molto, direi, quasi standardizzata. E funziona benino, la malaria te la curano subito, non muore quasi nessuno, a parte qualcuno nei paesini naturalmente sperduti, soprattutto bambini piccoli, sì, soprattutto bambini, però non muore nessuno di malaria, insomma, al giorno d'oggi. Non è... Poi per le cose particolari devi andare negli ospedali, lì la farmacologia non è avanzata come qua, anche perché non hanno soldi per comprare particolari, no, terapie che si usano qui per il cancro. In America costano un'esagerazione, cioè uno muore dissanguato, non muore per il cancro, ma muore di fame dopo, no, perché spende tutto. Quindi la risposta è una via, ancora una via di mezzo, per cui c'è un misto tra, diciamo, la medicina tradizionale e insomma la medicina, la farmacologia che conosciamo noi, ecco. Però costano molto poco, fino a poco tempo fa c'era ancora l'invermictina, era disponibile, ultimamente si trova con un pochino più di difficoltà, evidentemente funzionava troppo, che tutto il mondo è paese e adesso non si trova più, però, e poi costano poco, cioè curarsi per una cosa così, non so, anche quando ci sono andato io avrò speso, a dire tanto, 20.000 scellini, che sono 8 euro. Insomma, una cosa ridicola, ma neanche... Cioè... Per una terapia antibiotica? Dici? Sì. No, per qualsiasi tipo di terapia ti possono dare. Ecco, i costi sono molto contenuti per piccole cose. Se no, se devi poi essere ricoverato in ospedale, allora, Luigi, i costi aumentano, vero, in ospedale? I costi aumentano se non hai soprattutto... Pure come, non so, la chinesiterapia, l'osteopatia esistono, oppure non, cioè, non è che uno vada sempre in ospedale a... Allora, guarda, ne parlavo ieri di tutte queste terapie alternative, no? Con degli amici che sono visto ieri e mi sono venuti a trovare un po' di tempo fa. E questa signora non è medico, ma è specializzata in ozonoterapia, in molte terapie di questo tipo. Io credo che ci sia un buon interesse sicuramente su queste cose, e mi sembra anche di aver capito che non sono super regolamentate come poi dopo, come qua è successo a lei, che in Toscana l'hanno messa fuori business. Sì. Lì, ecco, lì credo che la cosa migliore sia lavorare in collaborazione con l'ospedale, capito? Perché queste cose qui, come succede qualche volta anche da noi, non sono specializzazioni mediche, ma sono paramediche, no? Per cui tante volte il medico comunque ti conosce, sa che sei specializzato in questa cosa qui, e se sei un massaggiatore che ha un problema alla cervicale, ti manda a fare il massaggio dalla massaggiatrice, capito? Per risolvere il problema. Quindi è tutto, secondo me, dico, mentalmente non credo che abbiano dei pregiudizi, capito? Per cui ti dicono no, non mi interessa. Se te fai vedere che sai, sono abbastanza aperti in questa cosa qui, anche perché hanno soprattutto le cliniche migliori, una, diciamo così, dei pazienti, in questo caso si parla dei pazienti, di livello internazionale, no? Perché a Masaki, nella zona residenziale, ci sono consolati, ambasciate, quindi sono persone che vengono un po' da tutto il mondo, che anzi
sarebbero ben contente di trovare queste terapie lì, che poi magari in America non ce l'hanno. In la regione toscana l'ha messo fuori legge. Che cosa ha risolto? Che ha fatto la regione toscana? Ha fatto questa legge per cui l'ozonoterapia è praticamente una terapia discutibile, mentre tutte le altre terapie ufficiali, quelle funzionano tutte, no? Ecco, no. Ora cosa fa? Uno va e va in Emilia Romagna a farla. Cioè, qual è la logica? Lo fai una cosa a livello nazionale o non ha nessun senso fare una legge? Lo sapevi questa cosa qui? Ma la situazione sta degenerando di giorno in giorno dal punto di vista sanitario. Io ho assistito a situazioni che fino a 6-7 anni fa, nella regione Lazio, che comunque era considerata, no, un po' fare meno di coda rispetto ad altre sanità, non esisteva, cioè medici che si rifiutano a visita domiciliare. Una volta dovevi motivare, adesso è diventato, cioè fai come cazzo ti pare, scusa il tempo, sì. Non devi rendere conto a nessuno. Gli ospedali, tu vai in ospedale perché c'hai un problema, poi dopo ti rimandano a casa, magari devi fare, non so, una DAP o quant'altro, per proseguire l'iter diagnostico, lo devi prendere degli appuntamenti per conto tuo con delle difficoltà enormi. Quello che c'era è successo a noi, che tu afferivi in ospedale, poi venivi preso in carica dall'ospedale, mi sembra una cosa logica. Invece adesso i pazienti sono lasciati a sé, allo sbaglio. Nuovo ordine mondiale. Il discorso della zona terapia rispetto a questa situazione qua chiaramente passa al secondo ordine, perché comunque una volta che tu chiedi aiuto perché hai un problema, chiaramente devi essere preso in carica, non puoi essere... È chiaro, logico. Dovrebbe funzionare così. Certo. Questo vi dico, che la situazione è degenerata da pre-Covid a post-Covid in maniera degenerata, ma dopo ragionano per eliminare la popolazione proprio in fascia di età e categorie sociali. Poi se sono delle famiglie sprovvedute, i medici di base hanno delle condotte che sono veramente criminali. Io ho vissuto, ho preso in estremi i miei genitori anziani che il capo per loro è il medico di base, siamo in Italia, che dovrebbe essere una di più erano piani del milanese, per poco ammazzano con gli animali il medico di base, non entro nel dettaglio, se no con un viso. Allora, per una persona anziana me la ammazzano, l'ho salvata miracolosamente. Allora, io sono sempre rispettoso di tutti e mai generalizzare troppo, no? Sei medico e sei qui e sei mio amico, diciamo così, però sono stato particolarmente severo con i medici nella trilogia, eh? È stata l'unica categoria che purtroppo non ho potuto perdonare, perché chi conosce la missione del medico, ora ti faccio parlare, eh? La missione del medico, io ho studiato medicina per 4 anni, poi ho capito che forse non era tanto per me, eh? Per tutta una serie di ragioni ho fatto altro. Non può accettare certe cose, è bene che faccia un altro lavoro. Io sarei immediatamente dimesso e sarei andato a fare un'altra cosa, però dimmi, prego. Allora, il discorso che dici tu sono d'accordo, medici, giornalisti, ma soprattutto i medici, no? Sono stati quelli chiamati in causa. Allora, io non è che sono un primario dell'infettivo di immunologia, però mi ricordavo le nozioni che mi erano state date quando io ero studente in medicina, che determinate cose non si fanno. Quindi quando è scoppiato il caos del Covid, io all'inizio sono rimasto un po' così, poi dopo ho cominciato a fare uno più uno e sono arrivato alle mie convinzioni. Allora, il problema qual è? Il problema è che nella categoria medica ci sono persone che per interessi, per non perdere il posto di lavoro, però separarsi, perché se tu hai famiglia e a un certo punto metti a repentaglio il tuo stipendio, rischi di essere fottuto, quindi di perdere lavoro, di perdere soldi, di perdere la reputazione, perché io la maggior parte dei miei amici non ho più parlato di questi problemi. Sì, sì.
io, un collega solo, che comunque ho dato retta, ho dato retta a me. Sapete com'è finita? Io ho un procedimento penale, forse, perché ho chiesto un riferimento alla censura. Sono venuti 2 anni fa, 4 finanzieri a casa mia, 2 in borghese e 2 perché mi chiedevano per quale motivo non mi fossi vaccinato. Cioè, dottore, queste cose non si fanno, lei si doveva vaccinare. Ho detto, guardate, io ho soltanto chiesto un differimento alla vaccinazione. Insomma, io da allora, è chiaro. Io già ho speso 6.000 euro che praticamente adesso funziona. Ma me lo ricordo, ti ricordo che ti ricordi che avevo anche dato un suggerimento. Situazione. Io devo pagare la tangente all'avvocato, 2 udienze all'anno, 1.500 euro a volta, quindi 3.000 euro, e poi non so quanto durerà questa storia. Poi ne viene fuori nulla, alla fin fine magari sarà... che qui da noi si poteva vivere in un modo normale, stanno garantizzando le misure coercitive che ci sono state qua da noi. Quindi anche la cosiddetta controinformazione, io mi prendo a pesci in pace, a parte che sono uscita da tutti i social, così per me fanno abbastanza schifo, sono delle attrici mentali per me diventate. Però vabbè, uno, scusate il francesismo, perché hanno il coraggio di dire che qua da noi, se si voleva, si poteva vivere come volevamo. Chi è che dice queste cose? Faccio nomi, ma potrei farmi nomi e cognomi. Ah, io allora, io ho ricordato e fatto notare più volte, chi mi segue lo sa, probabilmente mi spieghi, che quelli sono proprio i peggiori. Sì, decisamente. Perché vedi, uno che lavora per la RAI, che può stare lì e portare la pagnotta a casa, deve dire che gli dicono di dire. Ma quando uno si presenta su uno di cui facciamo nomi, no? Su uno di questi canali che tante volte in passato mi intervistavano anche me. Adesso, da quando parlo di simbologia, non intervista più nessuno. E poi io li vedo, no? Io li vedo che sono falsi. Io li vedo che capito? All'inizio, sì. Però sono doppiamente in malafede perché ti chiedono anche poi il sostenimento, no? Ti chiedono la donazione. Capite? E molti in buona fede la danno. Io ho detto tante volte. Vuoi fare una donazione? Tenete presente che loro purtroppo, molti, non tutti, non generalizziamo troppo, però la maggior parte di loro, quasi tutti. Ma poi si intervistano sempre tra loro, no? È come se fosse un circuito, capito? Un circuito. Ci ha chiesto i dati, quasi tutti gli incontri. E poi non avete pagato nulla, è gratis. E poi dovete pagare, eh? Non esistono che mi riguarda me, mai incontri in cui non pagate nulla, forse non lo so. Qualcuno lo può anche fare, ma io non ragiono così, però capisco perfettamente, Maurizio, il problema è enorme, e però io sono stato severo, mi dispiace, vi ho messo lì l'evidenza nel capitolo 9 e non ci sono scusanti. Dimmi, scusami. Sì, bravo. Passaporto, obiettivo finale, tempi, costi, se c'è possibilità di una cittadinanza. Ah, sì, sì. E se obbliga chiaramente l'indagine del passaporto. Sì. Allora, sì, in sintesi per quello che so io, non è che ho proprio accertato le cose al 100%, quindi prendetele sempre un po' così. Ci vuole poi applicare, diciamo così, fare la richiesta dopo 7 anni e mezzo che risiedi stabilmente in totale, che che hai vissuto in Tanzania per 7 anni e mezzo, va bene? Poi però è abbastanza difficile ottenerla, perché
o devi essere un businessman, o devi essere un professore, devi essere un medico, devi essere qualcuno che anche socialmente ha fatto qualche cosa. E nel momento in cui viene accettato, ormai 3 anni fa sono stati accettati soltanto 19, come devi abbandonare quella italiana. Quindi io, questa è una cosa fondamentale da capire. Noi siamo un asset della nostra nazione, né più né meno. Siamo un codice, Massimo Guerrieri. Nome e cognome, con il trademark volendo, perché è un nostro nome collegato a un bond, e noi non siamo i proprietari del nostro nome, è qualcun altro proprietario. Non ci crede nessuno. Sì. Ciao Massimo, grazie, ci risentiamo. Ciao, caro. Ecco qui. E quindi, la posizione ideale che io suggerisco è la mia. Io ho avuto anche la fortuna di essere andato in America prima, quindi dall'America sono già sparito dall'Italia, in un certo senso, come ero come residente all'estero in America. Quindi sì, faccio una dichiarazione dei redditi ancora in Italia perché c'ho ancora qualche proprietà, però in linea di massima, non lavorando qui, hanno perso completamente il mio record come Italia SPA, Parliamo dell'Italia SPA, perché la società italiana è una società privata, L'Italia è una società privata come la maggior parte delle nazioni al mondo. Non sono riuscito a capire se ci sono ancora delle nazioni realmente sovrane. Probabilmente Città del Vaticano, Washington DC e la City di Londra sono sovrane, il resto non credo che ci sia granché. Ecco. E allora cosa succede? Io poi dall'America mi sono spostato in Tanzania, dove ho una residenza valida per rimanere, però non faccio le tasse in Tanzania e non devo dire niente al governo tanzaniano di quello che sto facendo. D'ora in poi lo farà la corporazione, e vi dico una cosa, la fondazione, che è una corporazione, che comunque sia, nella quale, nonostante io gestisca le entrate e le uscite, è evidente che gestisco tutto io con la banca, di cui io non faccio parte, perché secondo la regolamentazione tanzaniana io non posso, come straniero, posso soltanto essere un advisor o eventualmente gestire, avere una signature, cioè gestire, diciamo, il patrimonio, ma non posso essere socio fondatore. Quindi se mi fanno girare le scatole, però per dirti, a parte questo discorso qua, mi trovo in una situazione in cui la Tanzania mi ospita, mi comporto bene, mi ospita, ma non ha sovranità su di me, perché non ha giurisprudenza su di me. Io sono italiano, passaporto italiano. Il problema subentra quando te acquisti un passaporto, una cittadinanza. Quindi io so che ci sono degli amici che lavorano su questo doppio passaporto, doppia cittadinanza. Guardate, non è quella la direzione. Chi? Io? Ma io ho 20 anni di esperienza in America, oltre quella. Questo io non viene fuori a caso, È tutto qua, Scusa, l'ideale sarebbe essere a bovidi? Eh sì, io sono nel limbo. Perché ora poi... Tasse, non pagare le tasse in Italia, basta avere spesa. Allora, questo è un ottimo punto, perché essendo le tasse, tassazioni, essendo io scritta all'AIRE, in teoria potevo fare una procedura per cui avrei pagato sulle mie residenze, le mie redditi, scusami, in Italia, poca roba, comunque ci abbiamo ancora, no, delle proprietà di famiglia. In Tanzania anziché in Italia, però siccome ho commercialista italiano da tanti anni che segue tutto, era un traffico per nulla, perché io voglio rimanere là e voglio rimanere anonimo, se no se ho un TIN number che mi ritracciano di nuovo, e non voglio essere tracciato, preferisco essere tracciato in Italia, che poi tanto sto cedendo tutto ai miei figli. Niente, non devi fare assolutamente nulla. Hai passaporto italiano, residenza là e basta, finito. Niente, fai assolutamente nulla.
Allora, la pensione, proprio nella la settimana scorsa ho avuto un incontro con uno di questi enti, no, che si occupa della pensione, perché il prossimo anno avrei diritto alla pensione. Tutta una serie di ragioni, non ho grandi contributi qua in Italia, però ce l'ho in America. Infatti, quando compi 62 anni e 9 mesi, immediatamente la settimana dopo il Social Security americano, sono precisi come degli orologi, ti manda una lettera nella quale ti dice: vuoi questa pensioncina qui oppure vuoi ritirare il capitale, insomma, no? E te decidi quello che vuoi, sono molto molto efficienti in questo senso. Quindi io adesso ho istruito la pratica con lui, e quindi insomma so come funziona, no? Però in linea di principio dovrebbe funzionare così. Se te hai la fortuna di avere un conto online attivo, cioè magari a Londra aperto da tempo, un wallet di queste qui, ti suggerisco di tenerlo e di farti recapitare la pensione lì. Poi lì te la prendi, non fai la rimessa automatica sul conto corrente in Tanzania, ma ti prendi i soldi ogni tanto, come faccio io. Non funziona. Che sia italiana. Ecco, succede la stessa cosa precisa in America. Però nessuno ti vieta, scusami, diciamo un po' la stessa cosa, nessuno ti vieta di mantenere il conto corrente in Italia e poi dal conto corrente tu, una volta che hai ricevuto la pensione, te la mandi dove vuoi. Però di là, per essere sicuri... Sì. Cioè rimane tassata l'italiana? Ti rimane tassata italiana? Allora, vi dico una cosa così, E esiste una procedura per cui, come vi dicevo, come residenza all'estero vai in un ufficio, insomma, in Tanzania, in Dar es Salaam, e dici: guardi, io sono residente all'estero, vorrei ricevere il lordo della mia pensione qua e pagare le tasse qua. Lo puoi fare, però per pensione di un certo importo non vale la pena, da quello che ho capito io. Sì, in Portogallo ti ricordi che per 10 anni... Sì, adesso non ha cambiato anche lì. Cambiato, adesso paghi. Sì, però c'è gente che ne ha voluto. Sì, però lì non c'è questa cosa. Io ufficialmente ti devo dire che ci sto ancora lavorando, ma temo che se non si fa un imbroglio, e io imbrogli non ne voglio fare, devi pagare quello che devi pagare qua. Non c'è niente da fare. Anche perché poi con la digitalizzazione bisogna stare molto molto attenti a quello che si fa, molto attenti. In qualche modo riusciamo a uscire dall'Italia e andare in Tanzania. Se qua parte tutto il discorso della digitalizzazione, sia pensione che beni, che a case di proprietà, siamo fottuti, perché una volta che andiamo fuori e non ci arriviamo a questa digitalizzazione qua, come possiamo essere... Perché non vi dovete adeguare? Quale sarebbe l'ostacolo? Dei puristi del caso, tipo me, ma io sono un fatale banna, e che se inizi a dare ok per la digitalizzazione adesso, il transumanesimo è dietro l'angolo. Cioè ok le nuove generazioni che sono rincoglionite. Ma te vendi tutto, vuoi trasferirti? Te lo dicevo io il programma. Te vendi tutto, investi nell'oro, porti tutto di là e sparisci. Sì. Non fai più dichiarazioni. A tuo marito, se ti vuole bene, verrà con te. Ma io alla mia seconda moglie, una bellissima donna della Dominica Repubblica, a un certo punto le ho detto: guarda, io vado in Tanzania, vuoi venire? E lei ci ha pensato un po'. Scusa. Proprietà di famiglia mia, io devo ragionare. Se c'è il transumanesimo qua e faccio il passato solo ricca, una proprietà normale, pensate che sia ricca come tutte le famiglie, ma che vanno qua e non sono transumata qua,
come faccio a rivendicare in un altro paese i miei beni qua, se c'è tutto il... Beh, non esageriamo, quello di cui avrete tutti bisogno, io credo di aver capito, è un QR valido. CTZ. Bene, ne parliamo dopo a pranzo. Avete bisogno di quello lì. E anche se poi magari cambia nome in futuro. Se lo devo avere versato in Italia, ma lo tengo in Italia. È proprio quello che voglio evitare. Ne parliamo dopo. Certo. Bene? Parliamo dopo. Scusi, che ha chiesto Max Similiano, il discorso del secondo passaporto, anche su altri gruppi, sarebbe una cosa interessantissima nel fatto che, ad esempio, se uno fa la scuola tra Italia e altri paesi, comunque se si dovesse creare una situazione critica, vuoi guerra, vuoi cattivo la pandemia dopo domani o altro, ti trovi qua dentro, con il secondo passaporto te ne puoi uscire. Se invece hai i documenti italiani, molto facilmente sei bloccato. Allora, però voglio dire, se hai invece la residenza forse dai, non so. Ma è più semplice, cioè io sono una persona pratica. Sei così sicuro che sia facile ottenere un secondo passaporto? No. Così. Adesso io te lo dico per esperienza, è estremamente complicato, probabilmente impossibile. Per una persona che non va stabilmente in America, lavora lì, prende la green card oppure... abbastanza semplice, però chiaramente parliamo delle nazioni che sono intanto sono in Sud America, che sono Panama e Paraguay. Però anche lì stanno cominciando a chiudere. Non durerà per molto. Panama può durare perché non so se lo sai, no? Noi abbiamo una convenzione particolare con Panama come italiani e questa convenzione l'ha fatto un lucchese, a proposito, che è stato poi presidente di Panama, ora mi sfugge il nome, che è proprio lucchese, che ha voluto questa convenzione qui, per cui noi cioè, ancora un investimento mi sembra di $5,000, no? Possiamo andare là e ti danno la residenza. Io potevo andare a Panama quando, da New York a un certo punto, però poi non ci sono andato, però l'ho visitato 2 o 3 volte. Italiani, no? Dicono che è ideale quasi come spazio per gli italiani in Panama. Perché è facile fare questa operazione qua, sì, ma in Tanzania è più facile, scusa, molto più facile, non ti chiedono neanche niente, non devi fare nessun tipo di trasferimento. Residenza fa riflettere, loro vogliono che domani ti stai per avere la loro residenza, devi parlare con l'italiano, cioè devi stare da loro. Chi? No, 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 no. Te devi avere solo una residenza valida, non devi essere obbligato a fare il cambio, assolutamente, se non lo vuoi fare stai lì per tutta la vita e non ti dice niente nessuno, cioè puoi stare sempre sotto la protezione come volontario, bisogna usare il cervello, va bene? Perché se poi uno sta dice faccio un programma, non è che poi dopo o cambia lavoro, cioè devi rimanere legale, devi avere un visto e stare lì legalmente, non ti può dire niente nessuno. Perché i visti di lavoro, i visti di permanenza, i visti di volontari ci sono in tutto il mondo, non è che adesso cambieranno, cioè non vedo cambiamenti nella residenza, io non intervengo, sai, no? Anche quando si fanno questi interventi qui con Flavio, eccetera, ma io per esperienza mia un percorso lungo e che secondo me non vale la pena, a meno che uno non abbia le idee chiare, dice vado a Panama, voglio andare a Panama, allora va lì e magari è più facile, però secondo me c'è il dollaro, è una zona sempre abbastanza così, e sei in Centro America, la sicurezza non è quella secondo me tutto sommato, perché il problema del Sud America, io ve lo dico, è quello lì, Messico, Sud America, non c'è la stessa sicurezza che avete di là. Sud America, perché magari la rete è molto ampia anche lì, con paesi. Notizie fresche, ma sappiamo già che c'è una zona critica che è il Venezuela. E dalla zona del Venezuela sembrerebbe che prossimamente ci sia un allargamento, ci potrebbe essere, ci sono le condizioni che ci sia un allargamento di una situazione critica che già c'è in Venezuela, ma che potrebbe andare a schiacciare. Col Venezuela sono stati anche troppo bravi, perché il Venezuela mi risulta il secondo o il terzo produttore al mondo di petrolio. Quindi hanno avuto pazienza.
Ma che tipo di problematiche? La guerra. Scusate un attimo, voglio un secondo soltanto, voglio coinvolgere chi ci ascolta online in questo momento su Telegram. Naturalmente saluto tutti. Avete per caso delle domande? C'era Fabrizio che aveva una domanda, ma adesso tre domande, ma adesso non è più collegato. Nessuna domanda? Va bene, allora non ci sono domande, via, continuiamo pure. Io te l'ho già chiesto questa cosa per chiarire un po', ma mi sembra che sia abbastanza chiara. Io, ad esempio, per il Covid ho fatto un po' come il dottore che ha fatto una scelta, no? Io ho scelto di non vaccinarmi e al di là di un esempio che sono riuscito a tirare con la piccola certificazione del medico e poi appunto anche un po' però. E poi ho scelto di lasciare il lavoro in sostanza, no? Quindi sono uscito. Cosa facevi prima? Lavoravi? Lavoravo in una scuola, scuola statale. No, pensavo che ci fosse un minimo spirito critico. Vabbè, ben sono uscito, dopo quasi un anno sono andato in Bulgaria, che comunque fa sempre parte d'Europa, però, e io ho cominciato a fare tutta la documentazione e io ho spostato la residenza, quindi quella fiscale io al momento vorrei detenerla, sarei lì. Anche poi ho cominciato a pensare che in effetti, ecco perché sono finito nel giro, insomma, per informarmi, perché ho detto, siamo sempre in Europa, in Bulgaria, la percentuale di vaccinazione più bassa, forse anche europea sicuramente. E secondo te come mai loro non hanno voluto sapere? C'è un discorso di background storico anche, nel senso che allora, hanno subito sottomissioni ottomane, sotto una situazione, quindi loro quando c'è qualcosa che gira un po' male capiscono subito, sotto. Interessante questa cosa. Infatti sono vaccinati pochissimi e hanno capito subito La è successa la stessa cosa in Tanzania. Basta che il presidente avesse preso questa posizione un po' così, non ha voluto più sapere niente nessuno. Poi aveva un grande carisma Marco Fulli. Quindi la situazione, loro stanno in una situazione intermedia, no? Voluta, no? Nel senso che il governo c'è una parte che è filo NATO, che ha l'interesse in Europa, l'altra che è filo russo, perché una cosa da non dimenticare della Bulgaria è che tutte le aziende belliche non sono in Bulgaria, non sono del proprietà dello Stato, ma sono di proprietà russa. Addirittura. Però loro, essendo dentro la NATO, purtroppo sono entrati in Schengen anche da poco, loro ritirano, prendono le sovvenzioni della comunità europea, però stanno sempre su un in equilibrio. Infatti c'è un governo tecnico, non c'è un governo. Questo governo sì. Va bene, altro. Edim. Ho preso la residenza fiscale, però potrebbe essere interessante prendere la residenza, visto che non c'è l'obbligo della. Certo. Quindi può convivere le due situazioni. Certamente, perché te la residenza la prendi e te la metti in tasca, non la deve sapere nessuno, non hai nessun obbligo di dirla a nessuno. No, ma tu com'è? La cosa scatta nel momento in cui te ti iscrivi all'AIRE, perché a quel punto hai deciso di stare di là, se no non c'è nessuno. Sì, ho fatto iscrizione all'AIRE. Sì, no, dico cose normali, a condizioni normali. Ecco. Te la fai la residenza di là, ma lo puoi sicuramente fare. Certo, c'è anche stand-by la tua residenza. Sì, Luigi è venuto. Luigi? Sei venuto a prendere la residenza, no? Siete più di 15. Due anni.
Lei è la signora che ci sa, vuole raccontarci la nostra esperienza. Sì, volentieri, volentieri. Magari Marisa, dai, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dai, dai, vieni qua, metti qua, sennò poi chi ci ascolta non sente niente. Allora, adesso abbiamo la testimonianza di Marisa, che ha un'esperienza tanzaniana molto particolare. Prego, Marisa, come... No, io non ho mollato niente per ora. Io, niente, dopo 6 viaggi a Zanzibar, portata per forza, perché dopo il secondo non volevo più tornarci per vari motivi, cioè io volevo veramente l'Africa, mi piaceva l'idea di andare in Africa vera, non in un posto turistico così. Vabbè, a parte che ho delle... Sì, bravo, una due settimane, è bellissima, non posso dire nulla, però vabbè, io non ci abiterei, sinceramente. La parte finta. Sì, sì, e poi come dice anche Massimo, appunto, c'è questo problema un po' forte del discorso cristiani e musulmani. Quando c'è il momento, per esempio, delle elezioni a Zanzibar, spesso succedono delle cose un po' tristi, insomma, sì, sì, insomma, sono successe nel passato. Loro fra di loro, insomma, comunque poi ho visto delle cose che sinceramente come mamma e nonna non avrei voluto vedere. Ho visto dei bambini che innocentemente, maschio e femmina, si sono spogliati, andati a fare il bagno, arriva uno così di passaggio di loro, li prende a botte, ma veramente, perché certe cose non si fanno, capito? Quindi lì Spiega bene, se no... Non avete capito? Allora, questi due bambini si sono denudati, hanno giusto uno straccio addosso, se lo sono tolto, sono senza mutande, vanno a fare un bagno in mare, arriva uno, un pescatore, chiunque, li prende a botte, capito? Ma erano piccolissimi, avranno avuto 3 anni, non è che avevano chissà... Perché secondo il Corano è haram, è un peccato, si chiama haram, qualsiasi cosa che non è contemplata nel Corano, in questi casi far vedere il corpo nudo è un peccato, si chiama haram. E quindi capito, se fosse stata un'infrazione alle norme corali. Sono un po' rompicoglioni, Sì, sono. Erano suoi, no. Erano di Zanzibar. Ho capito, bambini di 2-3 anni, non è che, capito, voglio dire. Poi vabbè, sono stati... Vabbè, comunque... Sono delle cose che insomma mi hanno dato abbastanza fastidio, devo essere sincera. No, allora, io a un certo punto ho deciso di andare in Tanzania da sola. Ho conosciuto una signora che è sposata laggiù, di Trento, è sposata con un Masai e sta in un villaggio sperduto. E sono andata da lei, perché se no non sapevo insomma come da chi andare, sinceramente. Lei affitta questa casetta e sono stata lì, ho fatto il mio safari e poi ho deciso di ritornarci. Sono ritornata altre tantissime volte e ho costruito una casetta in savana, in un villaggio Masai, perché sono comunque in contatto con una persona di là della quale io mi fido moltissimo, perché sinceramente per ora non mi ha mai dato adito, insomma, avere dei dubbi, e parla benissimo italiano, è stato in Italia diverse volte, ha anche un figlio italiano qui, e il fatto sta che vado e torno in continuazione, diciamo tutti gli anni. L'ultima volta sono stata dal 20... Scusa? Io normalmente prendevo la Qatar, una volta partiva da Pisa, ora non parte più, quindi Malpensa, Doha, poi Dar es Salaam, quindi sono, sì,
ora ho visto Lo che Qatar sono 15 ore, no? sì, Sempre. sì, almeno sì, poi dipende da quanto stai fermo in aeroporto, perché io sono stata anche 8 ore e mezzo. La compagnia più veloce è l'Etiopia, L'Etiopia l'ho visto, c'ha del buon volo, facendo sì. Addis Abeba, è la compagnia più veloce. Infatti, Da Malpensa. sì, ma pensa, sì, pensa, è 14 ore, 13 ore e mezzo. Sì. No, 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 sono sono 2 ore, circa 2 ore sono. Sì. 2 ore soltanto. È la compagnia più veloce. E sono 7.000 km, grosso modo, eh. Facevano 20.000 per Cuba o non so. Vabbè. Saranno gli aerei più scassati. Ci No, vabbè. vuole almeno 14 ore per arrivare. Sì. Io ho Poi visto c'è il che... volo diretto, scusami. Sì, Da da Milano. Zanzibar, Sì, Milano, e Milano. anche mi sembra Bologna, mi sembra Sì, la Verona Enos, forse. Verona. La Enos fa il volo diretto, ma c'è Aneo. Sì. Zanzibar. E però costicchia, Sì, eh? costa assai. La L'Aneos, Neos, la sì, Aneos. Roma, Milano, il volo di alcuni voli da Milano, poi fanno anche Roma. Sì. Roma fa Milano, Roma. Sì. No, la compagnia dell'Etiopia è incredibile, è la miglior compagnia africana. Quanti aerei hanno? Oh, Incredibile, c'è un sacco di voli e sì, è una buona compagnia, cioè sì. si viaggia bene. Io devo essere sincera, una volta non era così, No? l'Etiopia, tanti anni fa, No, cioè beh, sono come evoluti, ora intendiamo. hanno aerei nuovi, il servizio è discreto. No, ci sono molte possibilità, diciamo che non è un problema. Io poi ho un po' di pratica, c'è questo tour operator che uso che si chiama Go to Gate, vai al cancello, no? Go to Gate, Sì. che c'ha dei prezzi ottimi, prezzi ottimi. Mi sa che qualcuno ha chiesto di... Sì, chi è? Dimmi. Diego? C'è qualche C'è messaggio. qualcuno che voleva? Ecco, no, probabilmente era un messaggio di altra natura, vediamo. Niente, E quindi E quindi niente, quando vado là mi faccio le mie 5 ore, grosso modo, di pullman da Dar es Salaam. sono Ci sono ora? No, 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 ci sono. E dirò una cosa, da quando sono andata diversi anni fa, diciamo da 6 anni fa a ora, sì, i pullman sono cambiati tantissimo. Cioè ci sono quelli extra lusso. Che sinceramente si viaggia benissimo, sì, i primi, vabbè, poi dipende da che zona uno va, perché se, io ho fatto anche di quelli con finestrini che non esistevano, vabbè, lasciamo perdere, dipende un po' da che zona uno vuole andare. Comunque io vado da appunto da Dar es Salaam a Handeni, che è nell'interno, e da lì poi prendo una moto e c'ho un'altra ora di moto. Per arrivare al villaggio Masai, Boda Boda, no, no, Boda Boda Boda, chiama Boda Boda. Boda. A parte, avevo comprato anche la moto, avevo comprato, ma poi dopo lì si scassano perché lasciamo perdere. Terrato, poi c'è il problema dei pezzi di ricambio. Poi sono tutti quasi tutti cinesi queste moto. Eh sì, bravo. E niente, vado lì. L'unica cosa forse bella che ho fatto è che ho conosciuto un padre Masai che praticamente ha famiglia, ovviamente, ha i suoi figli, la moglie, però ha preso anche delle bambine, dei ragazzi che sono orfani e li manda a scuola. Io quando l'ho conosciuto stavano in una capanna, veramente in una capanna, non aveva niente. Con un pochino di volontà sono riuscita a tirarmi su una casetta, va ancora un po' finita, però ogni volta che vado là, ovviamente lui dice: questa è casa tua, e mi ringrazia per quello che ha avuto. Io dico sinceramente, se qualcuno poi in seguito avesse voglia anche di poco di dare una mano, magari anche solo per fare una cisterna di acqua, che è quella più importante.
che non è che ci vuole chissà che cosa. L'acqua sì, cioè, più che altro loro la prendono quella piovana. Cioè, capito? Pozzi, no, no, c'hanno pozzi, hanno i pozzi, però non è che siano nei villaggi tante volte, no, ben organizzati, non no, c'è l'acqua corrente, no, io ce l'ho, ma tante altre case lì vicino a me c'hanno ancora da portare, sì, l'acqua, sì, con le piccole cisterne, insomma, lì quelle dell'acqua, sì, quelle gialle, vedi questi omini con queste 7-8 cisterne su questa bicicletta. Sì, anche, però. Capito? Che, tipo, No, è impossibile berle. Loro la bevano, ovviamente, loro la bevano. E purtroppo, essendo donna, mi è capitato anche di prendere delle infezioni urinarie, nonostante che ci butto dei prodotti per disinfettare, però mi è capitato. Beh, per lavare. L'infezione che ho avuto io al sangue è comunque dovuta all'acqua, ma non è stata colpa dell'acqua loro, è che io utilizzavo un filtro a ceramica, avevo comprato il filtro a ceramica, evidentemente i filtri si erano un po' andati a male e non volendo pensavo di bene, sembrava un po' strana quell'acqua, però mi sono ammalato un po' per, diciamo, per stupidità mia. Però bisogna stare attenti, eh? L'acqua l'ho detto tante volte. Hai mai studiato di portare l'acqua in villaggio per secretare il biossido di cloro? Che ora è il sugliano, non so se tu lo conosci. Sì, sì, no, un pochettino le conosco queste cose, ma guarda, lì ci sono. Sì, 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 sì. Ma studiatelo, perché costa tantissimo. Sì, sì. Se costa poco, è per quello che non si sa. In Italia è ambientato. I prodotti, sì, sono due molecole, non sono gas. Sì. Questo gas come la zona, ossigeno. Ne parliamo, dai, ne parliamo, che mi interessa sicuramente. No, io qualche anno fa, quando ci fai caso, quando Trump aveva detto io mi sono curato con la cappellina, sì, era questo, era quello lì, dovevi dare proprio certo. Allora, qual è la domanda sulla sicurezza delle donne? Dico, ma così grande sicuro, diciamo, la preoccupazione è che qua siamo tutte grandi viaggianti, come vedono le donne della nostra età, più o meno. Oddio, no, sicuro e sicurissimo, io sono tranquilla, al di là che normalmente io non vado da sola, a parte nel villaggio, nei vari villaggi io giro tranquillamente, è logico, vengo accolta da tutti questi bambini che ormai tutti si salutano con un ciao, perché logicamente solo gli swahili, quando passo, mi chiamano Muzungo. I Masai, per esempio, non lo fanno. Loro ti salutano con il ciao e basta, capito? Le donne, io devo essere sincera, io non ho mai avuto problemi di nessun genere, ma non sono sola io lì. Io ci ho conosciuto sia una mia amica che c'è anche un'associazione di Verona, cioè lavora con un'associazione di Verona, e hanno fatto anche un ambulatorio per le donne che partoriscono, perché purtroppo c'è il problema dei parti continui, tra l'altro. E poi ho conosciuto una tedesca, ci sono inglese, c'è dei volontari dalla Polonia, donne che vengono lì, c'è pieno, sinceramente. No, è piccolissimo questo villaggio, cioè tutta una famiglia, è una famiglia. Io sto lì, che devo fare? Ogni tanto magari appunto prendo, vado a fare dei viaggi, scopro dei posti bellissimi, perché la Tanzania, devo dire che con la natura, mamma mia, c'è dei posti eccezionali. Allora, logicamente stando, io non mangio quasi carne assolutamente, perché cioè la mia scelta, poi è dura, è durissima. Un po' dura perché non la frollano. Non la frollano per niente. Purina. No. Un po' dura. Sì, parecchio. È frollata, sai? Sì. Quindi è dura. Un po' sì. Non la mangio. Però è genuina, nel senso che ma io la mangio. Non mangiare subito. Sono denti buoni, si vede. Quindi mangi parecchio pesce. No, ma la mangi, si va nelle zone mie. Pollaio, perché io più che altro uova mangio, perché galline, uova. Adattati pronto, in villaggio non c'è niente lì. Io dove abito c'è un po' quasi tutto, capito?
quindi anche i ristoranti lavorano un pochino meglio, insomma, la carne è un pochino la mangiabile, insomma, non è che... Dove sei tu è sì, tutta un'altra genere di vita io, che faccio io, intendiamoci, assolutamente. Sì, io conosco il luogo, quindi so benissimo. Poi a Dar es Salaam, bene o male, uno c'è ad andarci comunque sì. E starci magari qualche giorno. E per un motivo o per un altro vede com'è la situazione ed è molto interessante. No, 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 appunto sono venuta perché vediamo un po' se riusciamo... Dipende solo da te. Sì, sì. Io quest'anno non ho ancora fatto il biglietto. Il massimo, come quindi puoi venire anche a novembre. Sì. Su quanto si aggira? Dipende, dipende. Io l'ho preso adesso per venire con come si chiama? Si chiama Premium, credo, no? Con la possibilità di cambiare le date, sai? Perché non ero tanto sicuro e ho pagato $1,000. Però si può anche risparmiare, se venite in momenti... Dai 600 in su, sì, diciamo. Sì, 600 si trova, se lo comprate per tempo, sì, non sono cari. Sì, dipende dal periodo. Io ho guardato anche... Per il discorso della sicurezza posso dirvi questo, che in alcune cose non sono severi, sono severissimi. Cioè loro, per esempio, io lo vedo anche da come si comportano, no? Rarissimamente vedi una persona che strilla, che fa casino, no, sono tutti un po' alla cinese, perché il sistema probabilmente anche che avevano prima, no? Il sistema un po' comunista, le ha messe un pochino tutti in riga, quindi anche quando vanno devono fare le code, cioè c'è una certa disciplina, molto di più che da noi, che quando noi si deve fare una coda siamo tutti lì, no? Che arriva prima, abbiamo sempre paura, no? Bisogna aver pazienza. Sono tutti in ordine, sì, però quando si prende, per dire, anche il ferry, no? C'è ressa, però non è che uno si spinge, no, assolutamente no, questa è una cosa abbastanza strana da vedere, però perché vi ho detto queste cose? Vi ho detto perché lì il paese è controllato dai militari, cioè la polizia del paese, la polizia non esiste quasi, esistono i militari e se per esempio, l'ho raccontato tante volte, no? Ho questa cosa qui, appena c'è cassino arrivano loro, mettono subito a posto tutto, cioè non è che abbia tanta pazienza, quindi il tanzaniano un po' è tranquillo di natura, pole, un pacifico eccetera, ma sa bene che non può sgarrare troppo e fa il furbo, fare casino, perché arriva subito la polizia, la mette sulla camionetta, non gli chiedono neanche nulla, la portano via. Quindi è successo un po' di tempo fa che un ragazzotto un po' anche mezzo, secondo me non tanto normale, si è messo a rubicchiare nelle case, no? Proprio nella mia zona lì vicino. Dopo un po' l'hanno beccato, l'hanno portato, hanno organizzato tutto, gli hanno messo uno pneumatico intorno al corpo e di fronte a tutti i bambini, a tutti i cittadini, è andato fuoco. Oh, sì. Quindi per fare i bischeri loro devono stare un attimino attenti, perché anche quando per esempio uno come si dice, fa un atto di violenza su una minorenne, lì le bambine hanno a 13-14 anni, lo sai, no? Tante volte, certo, bambini, certo. Non hanno i giocattoli, quindi loro si fanno proprio bambino per divertirsi, sai? E lì 30 anni di galera, ma 30 anni se ti beccano che hai seviziato, insomma, no? Stuprato una persona, che li fai? Non è che poi c'è il condono per buona condotta, quindi in certe cose loro lo sanno bene e in certe cose non le fanno. Fai una violenza a una straniera, sei nei guai, come tanzaniano. Sei grosso. E loro sanno queste cose qui, quindi devono avere almeno formalmente un certo rispetto e una certa. Infatti rarissimamente capitano episodi di questo tipo. Capitano a Zanzibar per le ragioni religiose che vi dicevo, ma è una cosa che non fa parte, diciamo, della cultura tanzaniana, è una cosa che non ha niente a che fare, insomma, con lo stile di vita, ecco. A Zanzibar, per dire, sei con, per dire, tante volte anche ve lo dico come così, no? Per dire, c'è una ragazza musulmana, te ci devi stare a distanza, ci puoi mica andare a braccetto,
come si farebbe noi, no? Fare... No, lei cammina, io sono qui e lei cammina là. Sì, bravo. Il Corano prevede che quando due sono sposati, allora si possono tenere per mano, ma non prima. Lo stesso anche marito e moglie non possono lasciarsi in pubblico. Sì, non si No, possono lasciare in assolutamente pubblico, non si no. Quello no. una... Allora sanno che vedono che sei un turista, ti lasciano fare, ma non sono contenti, eh? Soprattutto durante il Ramadan. Ramadan non puoi andare in giro con le gonne corte, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro. E so, di cose così che per noi sono un po' esagerate, però succedono solo a Zanzibar, eh? Non succedono in Tanzania. La Tanzania è molto più, sono molto più assimilati, diciamo così. Stamattina è numeri di musulmani, mentre il resto più o meno non c'è. Zanzibar è il 95% musulmana, quindi loro, capito, perché questa unione che hanno fatto nella realtà è stato un colpo di Stato per loro, diciamo la verità. E quindi, sai, gli è rimasta un po' qui così, perché in effetti Ma non si cultura sentono neanche completamente, non si tanzaniani. sentono neanche tanzaniani, loro facevano parte del sultanato dell'Oman e non hanno praticamente niente a che fare con... Infatti durante le elezioni mi hanno detto i militari portano le camionette, i cingolati. Ecco, probabilmente anche per evitare, no, che si siano casini. Ecco, però a parte questa cosa un po' curiosa qui, nell'insieme, io non ho visto cose strane, cose che mi hanno sorpreso da questo punto di vista. È tutto tranquillo, Ovviamente in certe tutto. zone di Dar es Salaam c'è da stare un po' attente. Certamente, la notte devi stare attento, ma a qualsiasi grande Capito? città tu Uno se sia, va via con lo sai che zainetto lì non ci puoi sta attento. andare e non ci vai. E se ci vai Certo. è a tuo rischio e Sì. pericolo. Così come no, quando vai a Karaakou, che è il posto dove sei mai stata, no? A Karaakou, che c'è un grande casino. L'ultima volta che è venuto Marco, è venuto a trovarmi l'ultimo ragazzo. Io per fargli anche uno scherzo l'ho preso e l'ho portato a Karaakou Ma va bene. Non bisogna che ci vada. col bagagli, no? Che poi sarebbe il Sì, tuk-tuk, che sì. naturalmente è no, fuori di testa, perché lì ti passano di sopra, di sotto, motorini, tutto, cioè, è proprio una cosa curiosa da vedere, no? E lì però, insomma, devi stare attento alle borse, non devi andare in giro con l'oro, non devi, ma che succede un po' da tutte le parti? Un po' di buon senso. So quanto c'ha 5.000 7 5 milioni di 7 milioni di abitanti, 7 con milioni di abitanti, ragazzi, insomma, Dar es Salaam. è la Toscana e la Liguria messe insieme. È una città senza confine, Allora. è enorme, Giorgio. È una cosa non vedi. E il trend è in crescita, perché sai, beh, c'è Arusha, c'è Mwanza, c'è Tanga, Tanga, sì. c'è, chi c'è? Tanga anche discreta come posto. Mwanza è una bella città, molto bella, vicino sul Lago Vittoria. Lago Vittoria è bellissimo. Guardate, si parlava di bellezze naturali, no? Allora, non soltanto la Tanzania, appunto nell'insieme, secondo me, è la destinazione numero uno al mondo. Certamente la destinazione numero uno in Africa, ma senza considerare le bellezze naturali, perché delle bellezze naturali forse non c'è nessun paese al mondo che ci arriva vicino, perché solo il Kilimangiaro e le spiagge di Zanzibar sono una cosa unica al mondo. E Kendwa, che è la mia spiaggia preferita, ci sarà stata. È stata selezionata, insomma, è stata scelta come migliore spiaggia dell'Africa lo scorso anno. Quindi, come a Zanzibar. Quindi, come bellezze naturali nell'insieme, risorse naturali, poi senza parlare dei minerali, senza parlare di queste cose qui, secondo me è il paese più bello al mondo. Forse c'è l'Italia, molto diversa, ecco, perché lì non c'è cultura, non c'è queste cose che abbiamo noi, però è una cosa incredibile. Questo è il soggiorno di quanto va rinnovato. 2 anni, tutti 2 anni, tutti di 2 anni dura. C'è una fase transitoria per un permesso temporaneo di silenzio. No, ti danno il permesso di 3 mesi quando arrivi, turistico, e poi che puoi estendere di un mese, te lo fanno per cortesia. Se hai una necessità, un bisogno, eccetera, io ne ho usufruito, e però poi dopo devi decidere quello che fai da grande.
Quindi permesso di soggiorno 2 anni lo puoi richiedere già da subito appena arrivi? No, permesso di soggiorno no, permesso di soggiorno devi fare la tranquilla che ti ho detto. O c'hai un'azienda che ti assume subito, o c'hai comunque, vai a studiare. O entri con la fondazione o sei pensionato. Non ci sono altre possibilità. Oppure vai come investitore. L'assicurazione di lì parte subito l'Inde di 2 anni. Sì, sì. Quante volte devo venire per questa cosa? Niente, si fa quando arrivi, quando vieni, si programma. Sì, 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 certo. La cosa che sulla quale sto lavorando, perché è sempre un discorso di, capito? Vorrei tenere tutto in una settimana come per i pensionati, capito? Però non so se ce la faccio, adesso devo vedere. Però la procedura è la stessa. Scusami? Dimmi. L'assicurazione? L'assicurazione, sì, ti rassicuro, sicuramente vieni tranquilla, non ci sono problemi. Vediamo l'aggiornamento dati, cosa ci dice, quindi bello. Questo è, guarda, sono 3 grammi d'oro che la Z Metalli di Valenza Po, che era qua ieri, ci ha donato generosamente per il premio. Ma c'è anche baratti o gioielli che posso insegnare? No, quelli non li possiamo fare. Non ce la fa. Sono contro oro. Prego, prego Luigi, vieni. Spogliati qua. E vado qui, vado via io. E vabbè, di quello che vuoi dire. Certo, vieni qui, metti a sedere qua. Ci abbiamo il microfono. Avete per caso domande per chi è in linea? Prego, fate pure tutte le domande che volete. Adesso ascoltiamo. Avete domande? Tutto chiaro? Sì, buongiorno, ciao Max. Sì, ciao. Per quanto riguarda il certificato di residenza, non so se ne avete già parlato, che sono entrata un po' in ritardo, mi interesserebbe sapere, ecco. Allora, il permesso di residenza, sì, grazie. Abbiamo parlato, è abbastanza semplice da ottenere, serve un passaporto valido. E te, nel tuo caso, hai già fatto l'investimento in oro, avere un pochino di soldi in banca, 20-25 mila euro, e in 3 giorni ti faccio avere il permesso di residenza per 2 anni a delle condizioni abbastanza economiche. Se vuoi ti mando i documenti più tardi, cioè la documentazione più tardi, te la guardi e poi se ne parla. Va bene, grazie. Prego, prego. Grazie mille. Allora, per quanto riguarda la presenza, per quanto è stata breve, sono rimasto affascinato da quella terra, anche se io ho girato un po' qua e là per motivi di investigazione, di studio. Il pianeta, e mi è piaciuto come pianeta, sì, mi è piaciuto subito, perché ovviamente ci sono anime che possono percepire anche quello che non vedono, no? Tipo la vibrazione delle persone, lo status, che so io, di ogni persona, la gentilezza che io ricevevo, la grande possibilità anche di poter aiutare, che a me piace tantissimo, perché lì c'è veramente tanto da fare. E quindi ho portato avanti con Max il mio problema, e ovviamente ho avuto delle difficoltà per causa mia, ma io sono stato ben contento del lavoro che è stato fatto. Io ho il mio permesso, non vedo l'ora di andare giù, anzi se qualcuno va giù a brevis, diciamo così, un mese o due, io vorrei venire con lui, perché devo sistemare alcune cose. E ho deciso di andare lì perché determinate percezioni mi hanno fatto capire che lì era il posto giusto, no? E automaticamente, quando tu sei in buona armonia con l'universo e hai un problema, l'universo ti dà dei
contatti, delle risposte, e ho conosciuto Max. E con lui ho fatto il lavoro, che l'ho già ringraziato e lo ringrazio, perché effettivamente penso che non è facile fare quello che sta facendo lui, no? E quindi sono molto felice. Poi io dell'Italia non volevo stare più, perché ovviamente facendo questo tipo di lavoro conosco cose che è molto difficile da sapere. Quindi non vedo l'ora di tornare giù con queste persone, queste anime, in quell'area, e veramente dare una mano a quelle anime lì che meritano tantissimo, perché hanno bisogno di riscattarsi. Sono state usate troppo da vari... L'educazione fa poi deve essere vista anche loro, perché sentiscono che sono messa a quello. Tanto magari pure è visto, perché alla persona che fa tipo queste cose, siccome lui non ha scelto niente, quella è una buona educazione, avete colpito, magari la educazione, pure quella è giustizia. Avete per caso domande per Luigi? Ah, è più che sufficiente per capire. Purtroppo quando sono venuti... Come? Il lavoro spirituale. Io? Sì, sì. Mi occupo di ingegneria spirituale. Metodi e sistemi per sistemare, non la sistemo io l'anima, no? Ma c'è un modo di fare che può essere usato con tranquillità. Comunque, giustamente per concludere, perché no, l'Italia sarà, allora, visto che sono anche in collegamento con via, come l'Italia sarà il primo paese che verrà distrutto, e sarà il primo paese che troverà una soluzione. Sì, questo vuole sentire. Diciamo che usiamo il condizionale, via. Sì. Condizionale, quando si parla in pubblico, lui c'è sempre d'obbligo, ricordiamoci. Diciamo che se per l'informazione, le indicazioni che hai te, ci sarebbe anche questa possibilità, che speriamo che non accada, Assolutamente. E che comunque dobbiamo considerare, perché tu, siamo tutti qua, dobbiamo considerare, insomma, gli estremi, no? Cioè, la maggior parte... Comunque... Giustamente lui ha fatto questa osservazione che ringrazio. Se qualcuno vuole veramente capire o sapere o essere curioso, mi contatta e io gli spiego, perché è una cosa... Sono cose che si possono trattare. Benissimo, altre domande? Grazie. Lui, di niente, l'unica sfortuna che ha avuto Luigi, un altro amico, hanno beccato un brutto periodo, nel senso che pioveva molto, e c'era mare agitato, mi ricordo, e questo mi è dispiaciuto, perché in linea di massima è un paradiso. Capito? Sì, sì. Tutto il fatto che quelle cose lì per me sono state manifestazioni atmosferiche. Sì, sì, insomma, vabbè, ci sono momenti in cui il tempo è bello e momenti in cui il tempo è brutto. Ecco, benissimo. Allora, oggi prima, come l'avevo già sentito da qualche tempo. Chi è fantastico. Nella mia zona, sì, va 24-25, la sera rinfresca. 30, 28, 30, 32, ma è sempre ventilato, è sempre ventilato secco, quindi sì, vabbè, che poi non è che piove, fa il solito scroscione, no? E poi, hai capito? Domande? Se no noi chiudiamo qua, andiamo a pranzo. E per chi è interessato, riprendiamo alle 2:30 circa, diamoci un po', insomma, un minimo di flessibilità. Continuiamo, diciamo, nel pomeriggio il nostro intervento. Ok? Grazie a tutti, a più tardi. Ciao.